Buonasera a tutti voi, benvenuti o bentornati a questa nuova puntata di Restart 264, politica, cronaca e attualità su Cusano Italia TV con Lorenzo Capezzoli Ranchi. Ripartiamo da qui. Buonasera. Buongiorno Aurora, anzi buonasera ormai Aurora e buonasera a tutti voi anche da parte mia. Grazie in primis al nostro regista di oggi, Matteo Lavoro. Sì, Matteo, grazie. Allora, oggi una puntata piena, interessante. Nella seconda parte servirà che io faccia un bel respiro perché affronteremo un tema davvero molto molto delicato. Anche in questa prima mezz'ora che passeremo insieme parleremo di tanti argomenti, parleremo di politiche, lo faremo con il nostro primo ospite, l'onorevole Tullio Patassini della Lega, che fa parte tra l'altro della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, nonché della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici. Buonasera onorevole, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi e un ben trovato a tutti i telespettatori. Allora, onorevole, ieri si sono un po' agitate le acque all'interno di questa grande trasversale maggioranza, dalle parole di Letta che ha contestato in un certo senso il metodo del vostro leader Matteo Salvini, e invece Salvini che naturalmente ha difeso il suo modus operandi. Come va oggi? Si sono un po' calmate le acque? Guardi, per noi le acque sono sempre tranquille perché noi stiamo veleggiando con delle vele importanti nella direzione di poter portare qualcosa di positivo agli italiani e all'Italia. Questo è un momento storico in cui la maggioranza composita deve essere focalizzata solo su un aspetto fondamentale: come far uscire questo paese dalla pandemia. E in questo momento il generale Figliuolo sta lavorando molto molto bene, finalmente è partito un piano vaccinale serio e concreto, e bisogna dall'altra parte aiutare il nostro sistema economico a ripartire ancora più forte di prima, perché dopo un calo del 10% del PIL dell'anno scorso, quest'anno e nel 2022 dovremo recuperare tutto il terreno perduto. Onorevole, Matteo Salvini ieri ha parlato dell'atteggiamento di Enrico Letta, definendo quasi il leader ossessionato, il segretario del PD, dal segretario invece del Carroccio. Secondo lei è così? E come giudica l'operato di Enrico Letta in questo momento? Come se quasi fossero i due antagonisti all'interno di un medesimo ring, Letta e Salvini? In realtà, ciascuno all'interno della coalizione di governo deve liberamente decidere su cosa impegnarsi. Noi ci impegniamo per i lavoratori, noi vogliamo incontrare chi lavora, le attività produttive. Qualcun altro perde tempo ad incontrare open arms. Poi gli italiani decidono liberamente se questa è la priorità di oggi, è aiutare le imprese a superare questo momento di difficoltà, o preoccuparsi di questioni ideologiche che non hanno niente a che fare con la pandemia e con il governo Draghi. Ecco, onorevole, le ha toccato un tasto dolente. I sostegni e il supporto all'economia per questa ripartenza. Sappiamo naturalmente che sta prendendo corpo il decreto sostegni bis o decreto imprese, poi vedremo quale sarà la denominazione preferita. E ci sono diverse novità, sono tanti gli interventi, ma la domanda cruciale è una: saranno questa volta sufficienti e soprattutto riusciranno a farvi riavvicinare a voi della Lega, ai lavoratori che magari negli ultimi mesi si sono sentiti un po' traditi? In realtà, sia con il decreto sostegni 1 che con il decreto sostegni bis abbiamo portato un grande cambio di passo rispetto alle logiche precedenti. Abbiamo dato maggiore spazio alle imprese, abbiamo dato più possibilità alle imprese di poter scegliere la Abbiamo un piccolo problema di modalità di connessione. questi rimborsi, che chiaramente non possono essere sufficienti ed adeguati per ciascuna attività e per le grandi perdite, ricordo, meno 10% del PIL. Infatti, la questione sostegni si deve accompagnare ad un piano deciso, coordinato ed importante di riaperture. Se l'Italia non riparte, nessun sostegno sarà mai sufficiente. Ecco perché come Lega stiamo chiedendo che vengano riaperte sempre di più attività commerciali, che si allunghi il coprifuoco fino alle 23, perché nessun sostegno, nonostante l'impegno forte di questi primi 4 mesi. Ricordo, siamo arrivati ormai a 70 miliardi di scostamento che verranno riversati sul mondo delle imprese anche in quelle categorie che sono state dimenticate dal governo Conte precedente.
Scusate, mi sono emozionato. Giustamente. Onorevole, io invece volevo chiederle un commento sulle parole di Draghi sul turismo. Bello della diretta. Il bello diretta, e questo è importante perché questo è l'approccio che ci piace e che vogliamo. Le riaperture significherà anche ritornare a parlare con gli italiani in luoghi aperti e non solo tramite strumenti informatici che ormai hanno veramente messo in difficoltà tantissime persone. Torniamo alla domanda: turismo. Per la prima volta si inizia a pensare ai lavoratori stagionali, quindi un contributo ai lavoratori stagionali, ma porto solo un grande esempio del decreto sostegni. 700 milioni per il fondo della montagna. Sono risorse che per la prima volta vengono destinate a tutto quel comparto che è strategico per l'Italia dell'attività degli sport invernali. Quindi Onorevole, sci. mi perdoni, riattaccandomi a quello che provava a chiederle Che prima intanto è sopravvissuto, eh? Lorenzo, che è sopravvissuto, ne saranno felici i nostri telespettatori. Ieri Draghi ha parlato al G20 appunto di come far ripartire il turismo, ha detto l'Italia vi aspetta, Il Green e il Pass Green sia europeo Pass, che italiano. esatto, e quant'altro. E ha detto per il comparto turistico che sappiamo vale oltre il 13% del nostro PIL, Draghi ha detto non sto pensando a un intervento a sostegni, non mi piace la parola sostegni in questo caso, ma a un vero e proprio aiuto all'industria turistica. Ci può far capire meglio lei qualcosa? Stavo, in effetti è questo là. Siamo partiti intanto da 700 milioni di euro di rimborso all'attività della montagna quando qualcuno diceva che andare a sciare era una perdita di tempo, ma dietro lo sci c'è un mondo, ci sono delle famiglie, ci sono dei lavoratori e ci sono veramente un'economia di tantissimi territori, sia della parte appenninica che io conosco bene, ma sia soprattutto della parte alpina. Da qui in poi noi dovremmo investire e proprio questo è la scelta che è stata fatta dal governo Draghi, un ministero del turismo con il ministro Massimo Garavaglia, che saluto, ministro della Lega, che sta già operando fortemente affinché l'Italia inizi a essere, ritorni a essere attrattiva, perché in questo momento di pandemia Covid, Abbiamo un piccolo problema di che noi collegamento. ci speriamo che finisca il prima possibile, ancora Ecco. di più verranno apprezzati le città, i piccoli borghi, che poi ci caratterizzano in maniera forte anche rispetto al mercato del turismo internazionale. Meno villaggi turistici e più Italia. Ecco, onorevole, a proposito del ministro Garavaglia, lui ha premuto particolarmente in questi mesi in direzione, quella direzione diciamo già tracciata dalla Grecia, ovvero rendere le isole minori Covid free. E su questo paradossalmente ha trovato, dico paradossalmente perché naturalmente gli schieramenti sono opposti, ha trovato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che sta procedendo proprio in quella direzione. Lei che pensa di quest'idea? Alla fine riusciremo ad avere tutte le nostre bellissime piccole isole Covid-free? Tra l'altro, Procida rischia La prima. di diventare la prima vera isola Covid-free con quasi il 90% degli isolani che sono stati già vaccinati. Onorevole, ci ha sentito? Onorevole, ci sente? Credo che abbiamo un piccolo problema di collegamento, chiedo a Matteo di provare a ripristinarlo. Intanto vogliamo dare qualche aggiornamento sul decreto sostegni bis di cui Esatto. parlavamo prima, di cui parleremo ancora con l'onorevole appena riusciremo a ripristinare il collegamento. Allora, il testo dovrebbe approdare all'esame di Palazzo Madama tra oggi, scusate, perdonatemi, e giovedì, mentre dovrebbe arrivare naturalmente in settimana sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Abbiamo di nuovo l'onorevole Patassini. L'onorevole ci sente? Adesso sì, ho perso completamente la domanda. Se Ecco, puoi cortesemente. stavamo parlando delle isole Covid-free, sostenendo che è stata un'iniziativa sostenuta dal ministro Garavaglia, portata avanti in particolar modo dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, e Procida, diceva Prima Lorenzo. isola Covid-free d'Italia, o almeno questo dovrebbe essere nei prossimi giorni, visto che nell'isola Campana sono stati vaccinati quasi il 90% di tutti i residenti. Questo ci aiuterà, insomma, sarà il primo passo per la ripartenza del turismo. Noi speriamo che
il Covid-free arrivi in Italia, in tutta Italia prima possibile. L'idea del ministro Garavaglia è un'idea interessante perché poi noi andiamo a confrontarci con un mercato internazionale del turismo e su questo abbiamo la Grecia, abbiamo qualche isola della Spagna. Quindi anche noi dobbiamo tornare, come lo siamo sempre stati, ad essere fortemente attrattivi prima di altri e più di altri verso una clientela internazionale. Già vi ricordate che il governatore Solinas, il nostro Sì. governatore sardo, aveva già parlato di un'isola completamente Covid-free e è un'ipotesi su cui è giusto lavorarci, è giusto tenderci, è giusto andare nel rispetto di tutti gli altri territori italiani. E su questo ritorno a quello di cui stavamo dibattendo prima, ovvero partiamo da piccoli spazi per arrivare a tutta Italia. Quindi piano vaccinale che sta andando forte, ricordo ai nostri telespettatori che finalmente, grazie all'intervento del ministro Giorgetti, partirà a Firenze la prima produzione italiana di vaccini. Quando, Quindi onorevole, scusi, ci siamo persi. è previsto all'Istituto Militare di Firenze a partire già nel corso del 2021, quindi siamo già in fase avanzata. Già nel insediamento il ministro Giorgetti ha evidenziato come l'Italia ha una grande esperienza nella biofarmaceutica, ha una grande esperienza nel settore e quindi può iniziare a lavorare autonomamente per rendere il paese, speriamo che non serva, ma dobbiamo noi prepararci ad un vaccino non solo italiano, ma anche una produzione italiana. Onorevole, invece, quando è che è previsto diciamo, il controllo, il monitoraggio per verificare se posticipare o meno il coprifuoco o addirittura sarebbe un sogno abolirlo del tutto? L'importante è che la scelta del coprifuoco avvenga su dati scientifici e non dietro un'idea politica di cosa è giusto o di cosa sia sbagliato fare. Quindi noi stiamo sollecitando tutti coloro che si stanno occupando di questo argomento, dal Comitato Tecnico Scientifico, affinché prima possibile e nel modo più veloce possibile avvenga un monitoraggio concreto, settimanale, settimanale dei dati, perché questa è la vera scommessa. Diamo fiducia agli italiani. Non possiamo noi continuare a non fidarci degli italiani e a pensare a comportamenti non corretti di qualcuno. Pensiamo invece ai comportamenti correttissimi della stragrande maggioranza degli italiani che in questi mesi si sono comportati con intelligenza, rispetto ed attenzione. Onorevole Patassini, a proposito del cambio di passo fra un esecutivo Conte bis e questo esecutivo Mario Draghi, abbiamo detto che sono cambiati molti degli attori, ma non è cambiato ad esempio il ministro della Salute Roberto Speranza. Le chiederei a questo punto un commento sull'operato del ministro della Salute e soprattutto se e come le mozioni della scorsa settimana modificano in qualche modo gli equilibri all'interno del centrodestra. È evidente che in questo momento il grande cambiamento che è stato fatto, come dicevamo prima, sui vaccini. Il ministro Speranza si può occupare di tantissime altre cose. Dobbiamo in alcune regioni fare un importante lavoro sulla sanità, sugli ospedali, sulle liste d'attesa. Oggi è importante, come abbiamo già detto, lavorare su un monitoraggio ancora più stretto rispetto ai dati per permettere aperture, noi ci aspettiamo sempre maggiori. Dall'altra parte, con i nostri colleghi di centrodestra, sia di Forza Italia, con i quali condividiamo l'esperienza di governo, sia di Fratelli d'Italia, che hanno scelto liberamente di restare fuori da questo governo che, ripeto, nasce da un'emergenza nazionale e da una richiesta del Presidente della Repubblica Mattarella, in cui è stata chiesta una grande responsabilità di azione da parte di tutti i partiti alla quale la Lega ha aderito con grande convinzione e i risultati si vedono. Governiamo già positivamente in tantissime regioni italiane, in tante amministrazioni comunali, quindi nella normale dialettica politica proseguono i rapporti con l'intera coalizione di centrodestra. Onorevole, tempo fa, qualche settimana fa, leggevo un articolo che faceva un po', tirava un bilancio, le prime somme dall'insediamento di Draghi come primo ministro e
L'analisi era in particolare su chi tra le forze politiche ne abbia avuto più giovamento da questo governo. L'analisi naturalmente diceva appunto che il centrodestra ne esce forte, ne è uscito forte dal governo Draghi, perché con Draghi in questa maggioranza noi abbiamo quattro tipi di destra: una destra di governo, in un certo senso che potrebbe essere racchiusa nella personalità del ministro Giorgetti, una destra, mi permetta il termine, di lotta, che appunto vede la sua guida, il suo capitano appunto in Matteo Salvini, una destra di opposizione, che è naturalmente Giorgia Giorgia Meloni. Meloni, Ecco, e poi una destra moderata nelle vesti di Berlusconi, Fratelli d'Italia, Forza Forza Italia. Italia, perdonati. Lei che pensa di questa analisi? In realtà abbiamo una destra, che è la destra che si è sempre, il centrodestra, la coalizione di centrodestra che si è sempre occupata dell'interesse degli italiani, del mondo delle imprese e del mondo dei lavoratori. Già ricordo che nel Conte 1, quell'esperienza dei ministri Lega è stata assolutamente positiva e riconosciuta dagli italiani come una forza di governo credibile e che possa traghettare l'Italia fuori da questa difficoltà della pandemia. E questa è la scelta che è stata fatta da noi, dai nostri tre ministri, Giorgetti, Garavaglia e Stefani, ma in realtà da tutta la coalizione di centrodestra, in particolare dalla Lega. Cioè da tutte le componenti, perché in realtà questa è la cosa fondamentale, che noi abbiamo l'interesse per gli italiani, come dice tante volte Matteo Salvini e lo ribadisce ogni volta, noi ci occupiamo di questioni concrete e lasciamo le vere politiche ad altri. E l'unico modo per cambiare le cose è dal di dentro. L'unico modo per cambiare le cose è tutti i giorni essere al governo, combattere dall'interno e cambiare, perché altrimenti la protesta dall'esterno è una protesta positiva, giusta, corretta, ma che poi non porta i risultati che gli italiani si aspettano. Ecco perché Matteo Salvini, in primis, insieme a tutto lo Stato Maggiore Lega, con Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia, Enrico Sterpa, hanno deciso tutti convintamente di andare in questo governo. E i risultati si vedono, perché voi pensate come poteva essere il Conte-ter? Io lascio questa domanda così ai telespettatori. Se si fosse trascinato ancora per mesi in un PNRR di 100 pagine, bocciato dall'Europa, dai sindacati, dall'associazione di categoria, da tutti, ci Mi troveremmo perdoni, sempre. onorevole, però c'è anche chi sostiene, lo stesso Draghi, se non sbaglio, ha detto comunque che il PNR, quello che poi è stato presentato a Bruxelles, riprende molto, molto del lavoro fatto da Conte. Riprende un po' del lavoro fatto da Conte, ma se il PNRR di Conte era di 100 scarne pagine e il PNRR di Draghi è di 300 pagine, ma in realtà chiariamo un aspetto fondamentale. Non solo, il PNRR non è un enunciato di principi, sono dei progetti che noi porteremo in Europa. Ogni 6 mesi verrà fatta una verifica semestrale e l'Europa invierà le somme di denaro che rispondono ai progetti che sono stati presentati e particolarmente realizzati. La domanda che io faccio ai telespettatori: chi è più credibile in Europa, Conte o Draghi? Chi è che ha più capacità di interloquire con le istituzioni europee per poter far sì che i 209 miliardi vengano utilizzati dall'Italia nel modo migliore possibile e che comunque siano risorse che arrivino concretamente nel più breve tempo possibile dall'Europa? A proposito di leader politici, onorevole Patassini, c'è da registrare però anche il calo di consenso che il nostro Presidente del Consiglio, che possa essere molto più credibile di Giuseppe Conte, ha un indice di gradimento in calo di quasi 4 punti percentuali secondo le ultime rilevazioni. E lo stesso Giuseppe Conte, tanto per non fare nomi, ha un indice di gradimento che è del 55% e dando anche uno sguardo a una panoramica un po' più larga, gli altri leader più apprezzati sono molto distanti. In particolare Giorgia Meloni, che è la seconda leader più apprezzata, è quasi 20 punti indietro, dal 55% di Conte al 37% della Meloni. E poi Roberto Speranza, di cui abbiamo parlato poco fa, è al 36%, e quindi questo lo indica come terzo leader più gradito. Come riusciamo a spiegare queste cose? E inoltre le chiedo, siete preoccupati come Lega del gap fra partiti che si sta
sempre più accorciando fra la Lega, che comunque rimane il primo partito italiano, e il Partito Democratico, che adesso si attesta a solo un punto percentuale di distanza da voi? In realtà i sondaggi sono quelli che, come dice sempre Matteo Salvini, noi facciamo tutti i giorni e speriamo sempre di più parlando con le persone. Chiaramente in questo periodo è più difficile perché gli strumenti di incontro sono telematici e chiaramente qualche piccolo incontro in distanza. In realtà noi aspettiamo i sondaggi non di ieri o dell'altro ieri, ma i sondaggi di dopodomani, quando in realtà il PNRR sarà attivo, sarà ripartita l'Italia e i risultati di questa scelta di governo daranno certamente i risultati sperati. Quello che è successo in passato è normale che i cittadini conoscono il Conte e conoscono Draghi, questa è un po' la logica dei sondaggi che guarda un po' il passato, un po' meno il futuro. Noi siamo assolutamente fiduciosi e la nostra scelta è a prescindere dal risultato. Noi la scelta l'abbiamo fatta, come ho detto prima, nel rispetto di una richiesta del Presidente Mattarella, ma soprattutto perché in questo momento gli italiani hanno bisogno di responsabilità e di qualcuno in particolare che si assuma le responsabilità, perché stare all'opposizione oggi in termini di consenso elettorale di breve periodo. Noi dobbiamo guardare all'Italia nel medio e lungo periodo, noi dobbiamo guardare al futuro, soprattutto delle giovani generazioni. Ecco, quindi onorevole, mi scusi, non vi preoccupa l'imminente sorpasso, secondo alcuni, naturalmente sempre nei sondaggi, di Giorgia Meloni? A noi preoccupa solo che gli italiani non trovino le risposte in questo governo. Questo è quello di cui ci preoccupa e di cui stiamo lavorando tutti i giorni, sia con i nostri ministri, sia con i nostri sottosegretari, ma anche con la nostra attività parlamentare. Questo è l'unico e nostro ed esclusivo pensiero. Stavo riflettendo anche, onorevole, che fra gli indici di gradimento forse il leader più noto, che però sta ottenendo il minor vantaggio politico e il minor indice di gradimento, è un altro Matteo Renzi. Matteo Renzi che si attesta intorno a un 10% di gradimento. Le chiederei, passando di Matteo in Matteo, come può commentare le parole del segretario del Carroccio, che quasi si è messo a difendere il leader di Italia Viva per la questione dell'incontro all'autogrill. Esattamente. L'autogrill gate, non so se è già stato ribattezzato così. È simpatica questa considerazione. Beh, in realtà, quando c'è qualcuno che si occupa dell'Italia, noi siamo con chi si occupa dell'Italia. Adesso, questo autogrill gate, già il nome è esemplificativo di quello che si vorrebbe fare. Un politico liberamente può incontrare nel rispetto delle regole e delle leggi chi vuole, dove vuole. Noi siamo su questo, non ci preoccupiamo, non siamo complottisti né terrapiattisti, né vediamo le scie cosmiche, né ci preoccupiamo di situazioni poco chiare. Guardiamo al bene dell'Italia, veramente in maniera chiara, trasparente. Quindi Matteo Salvini non ha paura e non ha terrore di fare considerazioni che potrebbero sembrare apparentemente non politically correct, ma in realtà se tutti lavoriamo in una coalizione per il bene dell'Italia, anche il buon Enrico Letta stia sereno. Ah. Mi ricorda qualcosa, non so. E qualcuno. Per concludere, onorevole Patassini, la scorsa settimana c'è stato anche un piccolo incrinamento dei rapporti tra governo e regioni, soprattutto per la questione della scuola. Il presidente della conferenza Stato-Regioni, Massimiliano Fedriga, ha detto che sono state cambiate le carte in tavola, insomma non l'ha presa benissimo. In questo caso i rapporti sono un po' distesi? Questo cambio di passo fondamentale anche nel rapporto nella conferenza Stato-Regioni c'è perché il nostro governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, leghista, mio ex collega parlamentare, e questo è il bello della Lega, l'attenzione, la grande attenzione per il territorio che ha, quindi il collega Fedriga che in questo momento sta dirigendo la regione Friuli Venezia Giulia con grande capacità e sta facendo rinascere quella regione, si è caricato anche la responsabilità di essere il coordinatore delle regioni. Le regioni, le nostre 14 regioni che governiamo, vogliono
essere partecipi delle decisioni. Questa è una grande novità perché lo stesso Speranza prima imponeva le scelte del governo Conte, adesso col governo Draghi condivide le scelte con le regioni, quindi le riaperture in sicurezza. È giusto che anche i nostri ragazzi tornino a scuola perché noi stiamo rubando ai ragazzi un anno della loro giovinezza. E il tornare a scuola non significa semplicemente avere un'attività didattica più semplice, ma anche recuperare quella socialità che è indispensabile in questo momento, perché gli anni dai 14 ai 18 sono gli anni più belli della vita di ciascuno, e sono questi che devono essere vissuti insieme ai propri compagni. Onorevole Patassini, è stato un piacere parlare con lei. Grazie mille a Grazie. Tullio Patassini e a presto. Grazie, grazie a voi per l'incontro e buon pomeriggio. Grazie anche a lei, Grazie a onorevole lei. Tullio Patassini. Lo ricordiamo, è un esponente della Lega che ci ha fatto fare un'analisi su quanto sta accadendo al panorama politico, ma non solo, anche locale, italiano, in questi giorni così particolari. Facciamo una piccola pausa, prendiamo un bel respiro e torniamo tra poco a parlare, ahimè, di pedofilia e pedopornografia.